Salve a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Materia, energia, vita. In quale relazione entrano questi elementi? Nell'Ottocento si fa largo un termine, una parola, vitalismo. Il vitalismo come si può definire? Lo possiamo definire come quella dottrina secondo la quale i fenomeni vitali, cioè tutto ciò che riguarda la vita, non può essere riducibile a fenomeni di tipo fisico, meccanico e biologico. Questa definizione porta almeno a tre conseguenze. Andiamo a vederle. Una prima conseguenza è nel fatto che appunto i fenomeni vitali, cioè che riguardano la vita, non possono essere interamente spiegati con le leggi meccaniche. I vitalisti, mettendo in correlazione la vita e l'anima, ritengono appunto che non si possa spiegare la prima con leggi di tipo fisico, meccanico e anche biologico. Questo porta a una conseguenza estrema, e cioè anche all'inutilità per la scienza di cercare di spiegare la vita. Perché? Perché la vita è caratterizzata da un elemento, cioè da quella forza vitale che non riuscirà mai nessun tipo di scienza a catturare. Ovviamente noi sappiamo che con lo sviluppo delle scienze questa caratteristica si è ridotta notevolmente, perché laddove in un primo momento le scienze non riuscivano a spiegare interamente alcuni fenomeni della vita, poi successivamente sono state in grado di farlo, e questo ha ridotto notevolmente la portata di un certo tipo di visione vitalistica. Per cui il neovitalismo ammette il fatto che le scienze possano studiare la vita e i suoi fenomeni, tuttavia ribadisce che la forza vitale, cioè quella forza che sottostà alla vita, non può essere interamente compresa, carpita e spiegata dalle scienze. Ora, che cos'è questa forza vitale? La forza vitale è stata spiegata in vari modi, è stata spiegata come entelechia, è stata spiegata come faceva Henri Bergson con slancio vitale. Questo slancio vitale è una caratteristica di tutti gli organismi che però non può essere ridotta a leggi meccaniche, a leggi esclusivamente fisiche. Una critica che veniva mossa ai vitalisti in questo senso è il fatto che non si riuscisse scientificamente, logicamente, chiaramente a spiegare cosa fosse questa forza vitale, come definirla, come sostanziarla, in che cosa consiste. Ecco, queste critiche si rivolgevano al vitalismo e rendevano ovviamente problematico il poter sostenere la tesi che al fondo di ogni organismo ci sia questa forza vitale che presiede poi a tutte le leggi e i fenomeni di tipo fisico, chimico e biologico. Una seconda conseguenza della definizione di vitalismo che abbiamo dato prima sta nel fatto che secondo il vitalismo la scienza non sarà mai in grado di riprodurre fedelmente in laboratorio la vita. Perché? Perché abbiamo visto che la vita è composta da una forza vitale, appunto, che non si lascia ingabbiare dalla scienza. Ora, se noi pensiamo alla scienza dell'Ottocento, probabilmente questa scienza non aveva la pretesa e l'ambizione di ricreare esattamente la vita in laboratorio. La scienza dell'Ottocento, tuttavia, sosteneva il fatto che esistono delle leggi che riguardano prettamente la vita e che possono essere diverse dalle leggi esclusivamente fisico-chimiche degli organismi. Tuttavia, questi due elementi non erano fortemente in contrapposizione, anzi si completavano a vicenda, per cui lo studio della fisica, della biologia, della chimica non faceva altro che essere una porta attraverso la quale la scienza poteva entrare per cercare di carpire qualche segreto della vita. Questo poteva andare bene ovviamente per la scienza dell'Ottocento, ma se noi attualizziamo questo discorso alla scienza contemporanea, vediamo che non è più così, perché la scienza contemporanea invece vuole riprodurre la vita in laboratorio. Se pensiamo alla clonazione, ma pensiamo anche all'intelligenza artificiale applicata alla medicina,
allo studio del corpo umano. Ecco, sono tutti tentativi di provare a replicare la vita all'interno di un laboratorio. E questo naturalmente non fa che riproporre la questione vitalistica. Si può riprodurre in laboratorio una vita se quella vita è caratterizzata da un elemento, cioè da quella famosa entelechia, da quel famoso slancio vitale. Quello slancio vitale si può riproporre poi in un eventuale esperimento di laboratorio e creare una vita che abbia al suo interno questa caratteristica? Ecco, questa è una domanda molto aperta nella contemporaneità, perché se noi prendiamo per buono il fatto, come dicevano i vitalisti, che esiste una forza che sottostà ai processi organici dell'organismo, del corpo, e allora dobbiamo capire se questa forza è replicabile oppure no, se questa forza rende unico oppure no l'organismo. Secondo i vitalisti, ovviamente era così, non si poteva replicare perché questa forza è quella che caratterizza in modo specifico l'organismo vivente. La terza conseguenza che deriva dalla definizione che abbiamo dato all'inizio del video è come si è formato l'universo e l'essere umano. Perché ovviamente c'è stato un periodo in cui si sosteneva che la creazione dell'universo e di tutto ciò che esiste possa essere avvenuta da materia inorganica. Questo poi fu smentito successivamente, ma da queste riflessioni si può arrivare a due conclusioni: o che l'esistente sia stato creato da un dio o da una divinità, o in un certo periodo storico, e quindi dal nulla sostanzialmente, oppure che la creazione è un continuo divenire, come pensava per esempio Bergson. Questa è una prima conclusione. Un'altra conclusione è che a un certo punto della storia si sia avuta una organizzazione, diciamo, di organismi derivante da materiale inorganico. Questo ci porta anche a fare una riflessione: perché secondo i vitalisti la vita è unica? Dov'è la sua unicità? Oltre al fatto che ci sia questa forza vitale che permea gli organismi, l'unicità sta nel fatto che se si ammette che la creazione dell'essere umano non sia materialista, cioè non sia derivante semplicemente da un processo fisico-chimico, non solo dell'essere umano, ma intendo anche di tutti gli esseri viventi. Se si ammette quindi l'ingresso del trascendente di una divinità, allora si deve anche ammettere la unicità di ciò che è stato creato. E ciò che è stato creato è stato realizzato introducendo proprio quell'elemento che poi vari filosofi, vari pensatori hanno caratterizzato in maniera diversa. Quella forza vitale, quello slancio vitale non sarebbe altro che una caratteristica peculiare degli organismi viventi che è stata inserita all'interno di questi organismi e che rende unici e li rende unici e li differenzia rispetto a qualunque altra possibilità di vita. Voglio qui specificare che il vitalismo non fu soltanto propugnato da persone che potevano avere una concezione spiritualista della vita, ma venne sostenuto anche da scienziati, cioè da biologi, da chimici, da fisici. Era un movimento articolato, un movimento che non si faceva portatore solo di istanze di tipo spirituale, spiritualista e religioso, ma anche di tipo scientifico. Cercava di spiegare, per le conoscenze dell'epoca, il fatto che la vita non fosse riducibile esclusivamente a fenomeni di tipo naturale, a fenomeni di tipo fisico. È un po' quello che accade oggi, per esempio, quando uno studia la psiche umana. La psiche umana, secondo alcuni, può essere semplicemente ridotta a una serie di fenomeni classificati, una serie di situazioni classificabili come esclusivamente di tipo naturale, di tipo fisico-meccanico. Per altri invece il mondo della psiche è un mondo complesso, è un mondo che però sfugge a una classificazione totale di tipo scientifico
e totalmente sperimentale. Questo è lo stesso modo in cui vedevano la vita i vitalisti, cioè. Lo ribadisco il fatto che, essendo caratterizzata la vita da una forza o una serie di forze che la animano, appunto animano, nel senso di anima, ecco, essendo caratterizzata così, è veramente difficile poter comprendere che cosa succede all'interno, di una vita, all'interno di un organismo, come viene organizzato. Noi non possiamo fare altro che studiarne alcune leggi, alcune parti, ma catturarne l'essenza per i vitalisti è davvero difficile. Io vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sui social. Vi do appuntamento, alla prossima, ciao!